Amministrativi Annociare Inferiore Forza Italia propone il nome di Pasquale D'Acunzi, il coordinatore di Forza Italia dell'area nord di Salerno, Francesco D'Antuono, ai nostri microfoni, lancia la proposta agli altri partner di centrodestra e lancia un messaggio chiaro: bisogna costruire una coalizione coesa di centrodestra. Bisogna ripartire, non si può non ripartire da Nocera Inferiore, che è una delle città più grandi della provincia di Salerno. È anche un modo per arginare l'ascesa di De Luca nell'agro sannese nocerino, perché la verità è questa: De Luca sta tentando di entrare in tutti i comuni dell'agro sannese nocerino, anche non rispettando l'elettorato dell'agro, approfittandosi della debolezza di sindaci incapaci di rispettare il mandato elettorale. Accanto a Torquato non solo il Partito Democratico, ma molti degli esponenti di un centrodestra che insomma qualche anno fa era contro il sindaco di Nocera. E questo è quello che dicevo prima, il risultato diciamo degli anni passati. Oggi purtroppo ci ritroviamo all'interno della coalizione di Torquato, esponenti che prima orbitavano intorno alla figura del presidente della provincia Cirielli. Sono quelli che io definisco filo governativi, o cioè quelli che aumentano l'antipolitica in Italia. Io credo che a Nocera c'è la possibilità di individuare, di trovare un candidato capace di fare sintesi all'interno del centro. Con il nome di Pasquale D'Acunzi c'è qualcosa di vero? Beh, Pasquale sarebbe uno di quei nomi in grado di fare sintesi e di creare una coalizione intorno a lui, perché non è un esponente sicuramente di Forza Italia, come non lo è di Fratelli d'Italia, ma credo che sia un esponente della società civile con una notevole esperienza politica. Tempo per stringere, vi siete dati una scadenza per trovare questa intesa su un unico nome? Beh, penso che bisogna accelerare e creare le condizioni nel giro di una decina di giorni, non bisogna andare oltre, anche perché io sono del parere che a Nocera bisogna comunque presentare la lista col simbolo proprio per le dimensioni della città, quindi non possiamo arrivare impreparati, chiudere un accordo quando più prima possibile e poi andare avanti con un programma serio cercando di arginare diciamo il sindaco e l'amministrazione uscendo, accompagnata da tutti questi politici filogovernativi.